Incidente mortale, tragedia ieri sera in via Fieschi a Lavagna. Una macchina è finita contro una serie di vetture parcheggiate. Un giovane ha perso la vita, una ragazza e un ragazzo sono ancora gravi, ricoverati a San Martino. Una messa e una targa per ricordare Stefano Larizza, che un anno fa ha perso la vita durante un incidente a Santa Margherita. Domani cerimonia nella chiesa di Ri e lunedì a Portofino. Lettera al prefetto, episodio di microcriminalità a Lavagna. Il sindaco scrive al prefetto di Genova per chiedere un incontro e per poter intensificare i controlli delle forze dell'ordine. Le richieste degli ambientalisti, opere di messa in sicurezza da Rio Rezza, Lega Ambiente Italia Nostra, si rivolgono all'amministrazione lavagnese affinché non siano manomessi alcuni muri di pietra d'Ardesia. Obiettivi e risultati, Fondo Sociale Europeo, bilancio della Regione Liguria attraverso un convegno ieri a Genova. Dedicato alle donne, celebrazioni per l'8 marzo, domani nel comprensorio tra convegni, musica ed altre iniziative. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio. Dunque, in apertura, come avete sentito ancora purtroppo, parliamo del tragico incidente stradale di ieri sera a Lavagna. Come sapete, un giovane ha perso la vita e ancora ci sono ricoverati altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza per la precisione, in prognosi riservata all'ospedale. Sentiamo. Il Tiguglio è in lutto ed in grande apprensione dopo la tragedia di ieri a luna di notte a Lavagna in via Fieschi, dove si è verificato un incidente mortale. Una macchina è andata a sbattere violentemente contro delle auto ed un furgone parcheggiati lungo la strada. Violento l'impatto, non c'è stato nulla da fare per Zoran Biondi, 20 anni, residente in Valgraveglia. È stato letteralmente sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo sotto l'auto. Per estrarre il suo corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari. Insieme a lui altre due persone. Un ragazzo di 22 anni di Carasco, Matteo Campanella, anch'egli seduto davanti e sbalzato fuori dalla vettura, ricoverato all'ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata. Non è ancora stato stabilito chiaramente chi dei due fosse alla guida della vettura. È in prognosi riservata anche l'altra passeggera, seduta dietro, Agnese Moscatelli, 18 anni, residente a Castiglione Chiavarese. È la maggiore di quattro fratelli. Sul posto sono intervenuti il servizio 118, la Croce Rossa di Lavagna, la Croce Verde Chiavarese, sezione di Lavagna, e di carabinieri della stazione lavagnese, dipendenti dalla compagnia di Sestri Levante, impegnati in tutti i rilievi del caso. Ancora al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica del tragico incidente, poiché nessuno ha assistito e i due ragazzi non possono ancora essere interrogati dai militari, considerate le gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, pare che l'auto procedesse a velocità sostenuta e potrebbe essere stato al volante della macchina di proprietà del padre il giovane ricoverato a San Martino. Secondo i medici sarebbero particolarmente gravi le condizioni della ragazza. Per entrambi però la prognosi non viene sciolta. I ragazzi sono tutti conosciuti, hanno molti amici, i familiari del giovane deceduto risiedono a Lavagna e a Ne. A Castiglione Chiavarese e a Sestri Levante ci sono i parenti della ragazza e a Carasco, come detto, vive l'altro giovane insieme alla sua famiglia. E lunedì prossimo, 9 marzo, ad un anno preciso da un altro tragico incidente stradale nel quale è stato ucciso l'agente di polizia municipale del comune di Portofino, Stefano Larizza, l'amministrazione comunale deporrà una targa in sua memoria in località Cervara, Santa Margherita Ligure, luogo dell'incidente. Alle ore 11 inizierà la cerimonia con lo scoprimento e benedizione della targa. Alle 11.30 a Portofino, presso la chiesa parrocchiale del Divo Martino, il parroco Don Alessandro Giosso celebrerà la messa in suffragio di Stefano. Ed intanto domani alle 11 a Chiavari, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe dei Piani di Ril, quartiere dove Stefano ha sempre vissuto e aveva gran parte delle sue amicizie, il parroco Don Stefano Giupponi celebrerà una messa in suo suffragio. Per l'occasione verrà inaugurato il crocifisso processionale, fatto restaurare con le offerte fatte in memoria di Stefano Larizza. E andiamo avanti con la cronaca. Parliamo di episodi di microcriminalità a Lavagna. Il sindaco dice basta e scrive al prefetto per chiedere un incontro urgente e per intensificare i controlli delle forze dell'ordine. Vediamo.
Episodi di microcriminalità a Lavagna, il sindaco Pino Sanguinetti raccoglie disagio e preoccupazione della cittadinanza ed anche a seguito delle numerose segnalazioni di furti ha scritto al prefetto di Genova, Fiamma Spena, per chiedere un incontro al fine di predisporre sopralluoghi congiunti concordati delle forze dell'ordine. Il sindaco ricorda che ogni giorno si verifica un episodio di furto in abitazione, in negozi, vengono rubati contanti, gioielli, ma anche motorini, biciclette. I malviventi tra l'altro agiscono anche di giorno e sono in aumento gli episodi di borseggi. In questi momenti i residenti si sentono soli ed inermi, chiude la lettera di Sanguinetti al prefetto. Hanno particolarmente bisogno di essere difesi e tutelati dalle istituzioni. Tali sentimenti sono condivisi da noi sindaci che purtroppo non disponiamo di mezzi efficaci per proteggere la loro incolumità, che rappresenta uno dei nostri doveri più importanti. Nel documento il primo cittadino specifica che la polizia municipale, oltre alle consuete mansioni, è impegnata in diversi servizi mirati di controllo sul territorio, ma non è sufficiente, occorre il supporto anche di carabinieri e polizia. E furto in abitazione a Chiavari, in via privata Comignano, richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari, una volta giunti nell'appartamento della donna, hanno constatato che i ladri avevano forzato la porta d'ingresso e una volta dentro l'abitazione hanno rubato diversi oggetti. Indagini sono ancora in corso. I vigili del fuoco di Rapallo nel pomeriggio di oggi invece sono stati impegnati a Panesi di Lumarzo, in Val Fontana Buona, per un incendio di bosco. La situazione è adesso sotto controllo. Non sono stati rilevati problemi, le fiamme non sono arrivate dalle abitazioni. Le richieste degli ambientalisti per le opere legate alla messa in sicurezza del Rio Rezza. Lega Ambiente e Italia Nostra si rivolge all'amministrazione. Sentiamo. Lavori a Rio Rezza di Lavagna, intervengono gli ambientalisti. Lega Ambiente e Italia Nostra si concentrano sull'intervento illustrato alcune settimane fa dall'amministrazione comunale e dalla regione sulla regimazione idraulica nel tratto compreso tra l'ospedale e via Fieschi, che prevede la messa in sicurezza del rio, necessaria anche alla luce degli episodi legati all'alluvione dello scorso 2014. Le due associazioni auspicano che questa opera, con gli effetti positivi che potrà avere, possa condurre ad una riduzione di opere di forte impatto ambientale più a valle, lungo lo stesso corso d'acqua. Questo è fondamentale per un procedere della mitigazione del rischio con un approccio meno pesante di quello fin qui usato, spiegano difatti Anna Maria Castellano e Massimo Maugeri. Lungo il rio Beichetta e subito a valle dell'ospedale, dopo la confluenza con il rio Rezza, si conservano antichi muri di confine in pietra ardesia. Insistiamo affinché tali manufatti non siano manomessi dalle opere in progetto, stante il loro valore storico e di testimonianza della cultura materiale. Le associazioni ritengono tutto sommato il tipo di intervento con opere di impatto ambientale e paesistico limitato e dunque accettabile nel contesto in cui è inserito, ma sperano di poter contare sul mantenimento dell'esistente per quanto concerne gli antichi manufatti. Il Comitato Permanente della Resistenza ha incaricato il sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi, quale oratore ufficiale della cerimonia in ricordo dell'eccidio di Calvari a 70 anni dai tragici eventi. La cerimonia si è svolta questa mattina, l'eccidio costò la vita ad 8 partigiani della Brigata Berto, ad un combattente della Brigata Coduri, al prigioniero Paolo Motta, trucidati barbaramente il 2 marzo del 45 dalla divisione Monterosa. E lunedì prossimo alle 10.30 davanti al Palazzo Comunale di Chiavari si terrà l'inaugurazione di un pulmino Doblò donato in uso gratuito dalla società Europa Servizi all'associazione Hauser Tiguglio Golfo Paradiso con il patrocinio dell'amministrazione grazie al sostegno economico di molti imprenditori del territorio. Il pulmino verrà utilizzato per accompagnare persone anziane con medie difficoltà motorie e visive a visite mediche, a fare la spesa, a svolgere varie commissioni, a raggiungere anche i centri di aggregazione per anziani. Dicono il sindaco Roberto Levaggi e l'assessore ai servizi sociali Nicola Orecchia: abbiamo patrocinato questa lodevole iniziativa che grazie alla collaborazione tra questi enti permette di garantire un servizio di trasporto gratuito agli anziani con difficoltà del nostro territorio nonostante i continui tagli di risorse pubbliche a disposizione dei comuni. Ci preme ringraziare Hauser per il lavoro quotidiano che svolge a vantaggio della nostra comunità, gli imprenditori locali che nonostante i tempi di crisi e ristrettezza economica hanno voluto sostenere questo progetto poiché oltre al ritorno d'immagine per l'azienda hanno contribuito soprattutto ad offrire un aiuto concreto di utilità sociale.
Domani, come sapete, è l'8 marzo, festa della donna. Tra chi la celebra e chi no, vediamo comunque quali sono le iniziative nel nostro comprensorio in programma. È in corso, è incominciato oggi da Santa Margherita Ligure, il premio letterario Rosa, con gli eventi e i finalisti di questa edizione, e la chiusura domani a Rapallo al Teatro delle Clarisse a partire dalle 10 con l'incontro con l'attrice Alessandra Casella e la partecipazione del coro della Maddalena di Genova, e poi verrà annunciata la vincitrice del premio di questa edizione. A Santa Margherita Ligure l'amministrazione propone una giornata ricca di eventi, a cominciare dalla mattina alle 10:30 nella sala del consiglio con le consigliere comunali che daranno vita ad una tavola rotonda moderata dalla giornalista Emanuela Castello e dal titolo Le donne raccontano Santa Margherita Ligure, a seguire concerto di musica da camera a cura dell'associazione Musica Amica ed Aperitivo. Pomeriggio, nuovo momento di incontro sempre al femminile dal titolo Il palco della mimosa in largo a Mendola dalle 15:30. Al termine spettacolo comico del cabarettista di Colorado Caffè Stefano Chiodaroli dal titolo Sono rimasti solo i grissini. E ci spostiamo ancora a Santa Margherita, invece omaggio a Edith Piaf, sempre domani alle 16, ma nella sede dello spazio aperto di Via dell'Arco. Ci spostiamo nel comune di Cogorno, dove l'amministrazione, d'intesa con il Consorzio Mercati del Mare, invita la 7ª edizione della Fiera e Festa della Donna. Nel pomeriggio, distribuzione gratuita dei cuculli di Marco a San Salvatore dei Fieschi in piazza Aldo Moro, e anche Carnevale Pignatin, 10ª edizione, alle 16 è prevista la rottura della pentolaccia. A Varese Ligure alle 15:30 la Sala del Castello dei Fieschi ospita invece il convegno dedicato ad Angela Gotelli e la ricostruzione della democrazia italiana. Il programma prevede gli interventi dell'avvocato Daniele Granara, Angela Gotelli all'Assemblea Costituente e nelle prime legislature repubblicane, e Sergio Gabrovec, Angela Gotelli e la Val di Vara. Riprendiamo parlando di Fondo Sociale Europeo. Obiettivi e risultati raggiunti sono stati effettuati attraverso il bilancio della Regione Liguria, in particolar modo attraverso le parole dell'assessore regionale Rossetti durante un importante convegno che si è tenuto ieri a Genova. Sentiamo. Parliamo di noi, la Regione Liguria fa un bilancio del Fondo Sociale Europeo. Il tema è stato trattato al Palazzo della Borsa di Genova e fa parte di un libro scritto dall'assessore regionale all'istruzione, università e formazione Pippo Rossetti, che ne illustra obiettivi, risultati e soprattutto definisce il concetto di Fondo Sociale Europeo. Molti cittadini non sanno, hanno confusione. Il Fondo Sociale Europeo è un fondo strutturale costituito al 50% da risorse europee, 30% della Regione Liguria e il 20% dello Stato, che ha lo scopo di far crescere le competenze e le conoscenze delle persone, mettendo conoscenze e competenze al servizio delle imprese, delle aziende, del mercato, quindi del lavoro e dello sviluppo, perché conoscenza e trasferimento della conoscenza rappresenta nel nostro paese, nella nostra regione, la più importante infrastruttura. Abbiamo bisogno di strade, di ponti, abbiamo bisogno di moli, ma l'Italia è cresciuta grazie alle idee degli italiani che si concretizzavano in prodotti, in attività, in inventiva, che poi si è affermata nel resto del mondo. Il Fondo Sociale Europeo serve a custodire e far crescere il patrimonio umano del territorio. Rimaniamo ancora su questo convegno perché, restando in tema, si è parlato di questo ed anche di altro grazie all'incontro con la giornalista Barbara Serra di Al Jazeera. È stata l'occasione per chiederle un commento su lavoro e formazione, soprattutto per le giovani generazioni. Sentiamo. Lavoro, occupazione, meritocrazia, esperienze di formazione, studio. Presente all'incontro genovese dedicato al Fondo Sociale Europeo, la giornalista di Al Jazeera English, Barbara Serra, che ha moderato il dibattito e ha scritto la prefazione del volume. È stata l'occasione per chiederle come sono visti gli italiani sotto questo aspetto. Barbara Serra è anche autrice del volume Gli italiani non sono pigri.
Beh, diciamo che Londra di questi tempi è piena di giovani italiani che stanno andando, soffrendo dalla crisi in Italia, non vedono tante opportunità e stanno andando a Londra. E c'è un po' un mito che a Londra tutti hanno successo, cosa che non è vera per niente. In effetti io incontro molti italiani che sbattono proprio contro un muro culturale perché non capiscono la cultura diversa del lavoro in un paese non solo anglosassone ma anche Londra, che è una città molto competitiva. E la parola è proprio quello. In Italia abbiamo un'idea un po' rosea della meritocrazia, che vuol dire, sai, il lavoro non va al figlio di, alla ragazza di, quello e quell'altro, va alla gente che se lo merita. Però per decidere chi se lo merita devi comunque avere un sistema competitivo. E da noi questa parola quasi viene vista male. Noi abbiamo un'impressione molto negativa, che vuol dire sgomitare, farsi avanti, accoltellare la nonna pur di arrivare allo scopo. Non è quello. Tu comunque devi costruire la tua identità lavorativa, devi renderti, dico indispensabile, ma devi vedere che domanda c'è, come tu puoi aiutare qualsiasi azienda a cui stai facendo domanda. E molto spesso gli italiani, cioè, non sono preparati a questo, e io lo noto molto sui curriculum dei giovani italiani. A 23 anni spesso ti arrivano con solo la laurea. Cioè, è assurdo, non puoi non avere mai fatto un'esperienza di lavoro. Io non sto parlando di, sai, il mesetto a Oxford o magari uno stage a un posto esclusivo. Qualsiasi cosa, anche se lavorare d'estate un mese al bar della spiaggia e poi con quei soldi farsi anche 2 settimane in Irlanda, o fare qualcosa con la beneficenza, fare qualsiasi cosa per avere esperienze di lavoro, per arricchire il curriculum, anche per capire un po' se stessi, le realtà del mondo lavorativo, cosa piace, cosa non piace, a cosa si è più portati e altre cose meno. Insomma, avere più di quell'esperienza. In Italia, sfortunatamente, a parte tutti i problemi che abbiamo di sistema innegabili, c'è anche una questione di mentalità, che noi non stiamo veramente capendo cosa vuol dire un sistema meritocratico. 300.000 euro per favorire la diffusione del welfare aziendale e aiutare le donne e le famiglie a rispondere ai bisogni di servizi sociali, conciliando tempi di vita e di lavoro. Sono stati stanziati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle politiche sociali Lorena Rambaudi. I contributi potranno essere concessi alle imprese che operano in Liguria per offrire ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti servizi erogati da strutture presenti sul territorio e aiutarli in particolar modo nella cura dei figli e degli anziani. Le aziende potranno accedere ai finanziamenti messi a disposizione attraverso un bando che si aprirà il prossimo 10 aprile e rimarrà aperto fino al 15 maggio. E restiamo ancora sulle novità che arrivano dalla Regione Liguria. Approvata dalla Giunta una nuova figura professionale, è il tecnico del restauro dei beni culturali. Vediamo allora chi può accedere a questo percorso. Tecnico del restauro dei beni culturali è la nuova figura professionale approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alla formazione Pippo Rossetti e alla cultura Angelo Berlangeri. Il nuovo profilo è stato inserito nel repertorio ligure delle figure professionali e sono state disciplinate le modalità e i contenuti minimi del corso di formazione necessario per conseguire l'attestato di qualifica regionale e potersi iscrivere all'elenco nazionale dei tecnici del restauro di beni culturali del Ministero. Il tecnico del restauro è la figura professionale che collabora con il restauratore, anche se può operare con autonomia e compiere interventi su specifiche tipologie di beni per i quali deve possedere competenze, conoscenze e abilità declinate appositamente. Il provvedimento approvato recepisce sostanzialmente l'accordo tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale formativo del tecnico. Possono accedere al percorso di formazione diplomati di scuola secondaria superiore o persone in possesso di una qualifica almeno triennale anche del sistema di istruzione e formazione professionale. È prevista una durata complessiva minima di 2.700 ore, articolate in 3 anni. Di queste, almeno il 60% va destinato ad attività pratiche, quali laboratorio, cantiere scuola o altro, e una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali. I corsi potranno essere realizzati da organismi formativi accreditati e autorizzati in possesso dei requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro e da docenti per le discipline tecniche del restauro.
La pastorale giovanile Vicariato di Sestri Levante invita a partecipare all'incontro di domani all'oratorio San Bartolomeo della Ginestra alle 20:45, dedicato a giustizia e memoria, racconti di vita di Giovanni Impastato. L'incontro è organizzato in collaborazione con il Cineforum delle parrocchie della Val Fontanabuona. Progetto Martina invece lunedì mattina per gli studenti dell'ITIS Natta di Sestri Levante, appuntamento a partire dalle ore 9 al vis-à-vis per l'iniziativa firmata dal Lions Club Sestri Levante. Nell'ambito del progetto Generazioni in Rete del Tiguglio c'è invece una nuova opportunità promossa dalla Società Economica di Chiavari. Vediamo di cosa si tratta. Nell'ambito del progetto Generazioni in Rete nel Tiguglio è possibile presentare le opere partecipanti al concorso fotografico Incontro tra Generazioni. In linea con la filosofia del progetto si tratta di un concorso rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado del Tiguglio e alla categoria individuale degli over 60. Le fotografie devono essere recapitate alla segreteria del concorso entro il 4 aprile, consegnate direttamente presso gli uffici amministrativi della Società Economica di Chiavari in via Ravaschieri nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10:30 alle 12:30 e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, oppure possono essere inviate tramite posta raccomandata sempre alla segreteria dell'ente chiavarese. Il concorso ha l'obiettivo di promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva. Il tema può essere sviluppato sui concetti di impegno, solidarietà e partecipazione in tutto il territorio nazionale. I partecipanti dovranno scattare fotografie rappresentative dell'incontro tra generazioni. Le opere dovranno avere le seguenti caratteristiche: stampe a colori o in bianco e nero in formato massimo di 20x30 e montate su un supporto entro 30-40 cm. Sono ammessi anche formati inferiori montati su cartoncino leggero che rispettino le misure sopraindicate. Dietro dovranno riportare un motto o uno pseudonimo o ancora un soprannome come da scheda di iscrizione, il titolo dell'opera, il numero progressivo se si presenta più di un lavoro. Ulteriori informazioni e la scheda di iscrizione si possono trovare nel bando pubblicato nel sito dedicato al progetto www.generazionitiguglio.it. E in chiusura vediamo ancora i molteplici appuntamenti che sono in agenda per domani, domenica, seconda e ultima giornata per visitare a Sestri Levante, al Grande Albergo sul Lungomare, la mostra filatelica sul centenario della Prima Guerra Mondiale, ed il convegno filatelico numismatico, cartofilo e hobbistica varia, collezionismo e vacanza. A Rapallo, l'antico castello sul mare, ospita la poesia incontra la pittura, viaggio con il poeta dalle 15 alle ore 18. Torneo regionale di tennis tavolo, terza prova invece domani dalle 9:30 alle 18 presso la palestra dell'Istituto d'Arte di Chiavari. Sempre a Chiavari è un incontro per gli appassionati di filatelia dalle 9:30 alle 12, si riunisce difatti il circolo culturale filatelico numismatico chiavarese presso la sala Livellara di via del Pino. Ed intanto si svolge anche il mercatino dell'antiquariato e domani ci sono anche gli artisti in strada in piazza Mazzini, e le manifestazioni sono promosse come sempre dalla Promotur. Si può visitare anche domani la mostra Scatti fotografici per tutti nella sala adiacente l'auditorium di Chiavari con orario 10:12 e 16:19. Si tratta di un progetto sperimentale, le immagini sono state realizzate da persone diversamente abili, seguite da ANFAS Tiguglio Est, Centro Benedetto Acquarone e Associazione Filo di Arianna. Ci spostiamo al centro Anidra in località Casali di Stibiveri a Borzonasca per la seconda e ultima giornata dedicata alle discipline bionaturali ed olistiche. Si può conoscere tutto sui prossimi corsi, la sede è aperta per l'intera giornata difatti al pubblico. A Santa Margherita Ligure, sempre più a misura delle famiglie grazie ai nuovi laboratori creativi per i bambini ideati dall'amministrazione comunale, il servizio è gratuito e prende il via proprio durante la giornata di domani al secondo piano di casa Monsignor Solimano in via della Vittoria con orario 16:30.
18. Antiche Camelie a Villa Durazzo, la nuova iniziativa proposta da Progetto Santa Margherita SRL, domani alle ore 15, una visita guidata alle antiche camelie nel giardino all'italiana della splendida dimora. E puliamo la spiaggia invece a Recco, questa è l'iniziativa dell'amministrazione comunale che dà appuntamento domani a mezzogiorno in passeggiata Punta Sant'Anna, box numero 8. A Rapallo da domani e fino al prossimo 3 maggio torna Pasqua on Ice. L'associazione Cordi Rapallo e il Pala Bartolo on Ice presentano la terza edizione di questa grande pista di pattinaggio che sarà allestita al Parco De Martino, permettendo a tutti di provarla. Un'iniziativa possibile grazie al sostegno di 15 aziende del circolo operatori Rapallo e anche di Confesercenti. Domani alle ore 16 l'inaugurazione, con anche valenza sociale, perché la giornata servirà a raccogliere fondi per la famiglia di Thomas Brigati, paziente affetto dalla sindrome di Menkes. Gli orari di apertura della pista poi saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19:30 e dalle 21 alle 23, festivi e prefestivi dalle 10 alle 12:30, dalle 16 alle 19:30 e ancora dalle 21 alle 23:30. Andiamo in Val Fontana Buona, prosegue con successo la stagione teatrale al Teatro di Monleone di Cicagna. Domani è in agenda la rassegna dialettale con la nuova compagnia dell'Allegria, appuntamento alle ore 16. Per gli amanti delle escursioni, il Parco dell'Aveto propone Scopri il parco con le racchette da neve nella foresta delle Lame, punto di ritrovo alle 9 a Rezzoaglio presso la sede del parco. Invece l'ente parco di Portofino invita a visitare il sentiero dei tubi, l'antico tracciato dell'acquedotto di fine 800. In questo caso l'appuntamento è alle ore 9 davanti la chiesa di San Rocco di Camoglie. Bene, ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera, vi lascio al meteo, la programmazione della rete, se volete potete rivedere in replica questa edizione del nostro TG alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV, trovate le notizie anche sul nostro sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e trovate il telegiornale anche sul canale YouTube. Domani è domenica, come sempre c'è il TG7, davvero tutto, buon fine settimana. Previsioni per domenica 8 marzo. Ancora bel tempo e cielo sereno, appena disturbato al mattino da modesti e temporanei addensamenti sui versanti padani del centro Levante. Venti da nord e nord-est forti, con raffiche e locali rinforzi di burrasca. Mare poco mosso o mosso. Le temperature previste sulla costa tra 2 e 18 gradi, nell'entroterra tra 2 e 14 gradi. Previsioni per lunedì 9 marzo. Bel tempo, ma con qualche rapido passaggio di nubi sul centro e sul levante. Venti da nord e nord-est moderati. Mare poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 3 e 18 gradi, nell'entroterra tra 1 e 16 gradi.